Mi sono trasferito a Milano nel 2009, o così mi pare di ricordare. Con Michela era finita ed era finita una cosiddetta vita precedente. Tanto valeva cominciarne una nuova, cambiando aria. Decisi di andarmene da Abbadia, dagli amici d'infanzia da cui mi ero staccato veramente, dalla famiglia, dai campi di barbabietola da zucchero, dai vecchi giocatori di carte, dalla squadra di calcio, dalla chiesa e dalla casa del popolo. Volevo andarmene dalla Valdichiana, bonificata, ma pur sempre palude, dal suo tanfo di mota, dal suo stagnare e dal perpetuo ritoccare di bestemmie sporche contro un cielo immaginato o presupposto in absentia. Questo è l'incipit di Il regno animale di Francesco Bianconi, tra tanti cantautori e musicisti che hanno pubblicato dei libri di recente, questo romanzo, che è il suo romanzo d'esordio, è senz'altro molto, molto interessante. È uscito per le strade blu di Mondadori. E Francesco Bianconi, per chi non lo conoscesse, è il leader dei Baustelle, è un gruppo che nel giro di 4 album si è affermato nella scena musicale italiana. Lui ha composto canzoni per Irene Grandi, Anna Oxa, Paola Turci e questo appunto è il suo primo romanzo che in realtà ha, come dire, ha pensato e ha tenuto con sé per molto tempo. È un romanzo che è in bilico fra l'autobiografia e l'invenzione. Racconta una storia piuttosto semplice, che è quella di Alberto, un toscano appunto che si trasferisce a Milano per lavoro e cerca di fare il giornalista. Intorno a lui un mondo di personaggi piuttosto soli, inutili, complessi, che sembrano un po' venire dal nulla e vagare dal nulla. Ed è un mondo molto duro, molto difficile quello che racconta, perché è un mondo in cui sembra che non ci sia speranza di salvezza, di riscatto, di purezza. E, è una Milano, quella dei giorni nostri, che però rappresenta un po' per Bianconi la nostra realtà piuttosto corrotta, in cui tutto si compra e tutto si vende. È appunto un romanzo molto molto contemporaneo, molto calato nella realtà, durissimo, spietato, insomma, piuttosto scabroso anche in alcune parti, ma che lascia uno spiraglio di così, di autoironia, di poesia e di leggerezza che Bianconi riesce a tracciare. Questo nostro mondo, che lui immagina come un regno animale, ogni capitolo infatti richiama un animale, è così duro, in realtà poi lascia anche spazio alla poesia o all'ironia. È imperdibile per chi ama i Baustelle. Sicuramente una lettura molto interessante anche per gli altri.